Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi della mia avventura a Machu Picchu. Sono diversi giorni, quasi un mese che sono qui in Perù. In questo momento mi trovo nella mia casa a Lima e in questi giorni sono andato a vedere Machu Picchu. Per andare a vedere Machu Picchu mi sono dovuto dirigere a Cusco, alla città di Cusco, che è una città in altura, una città molto in alto, si trova a circa 3.400 metri di altezza e da lì ci si può avviare verso Machu Picchu. Da dire che ho creato tanti video in verticale, quindi se volete potete andare sul mio profilo TikTok o sul mio profilo di Instagram, dove troverete il video in verticale e molto altro materiale visivo che purtroppo in orizzontale non ho creato. Però vi racconto la mia avventura per gli amici di YouTube. Allora, diciamo che la cosa che non mi è piaciuta tantissimo, anzi per niente, è il fatto che qui in Perù, ma soprattutto nella zona Cusco, si fa una netta differenza tra il peruviano e lo straniero per quanto riguarda i prezzi e le tariffe. Molto probabile che un autobus costerà 5 soles, quindi più di 1,20 euro per il peruviano, mentre invece costerà 15 dollari per lo straniero, quindi veramente una differenza da 1 a 300. Difatti, anche per andare a Machu Picchu, le proposte che vengono fatte per gli stranieri sono proposte veramente, veramente care. Infatti, il treno che porta, diciamo che l'iter base per lo straniero sarebbe da Cusco raggiungere Ollantaytambo, Ollantaytambo, Aguas Caliente con un treno di 60 dollari. 60 dollari. Arrivati qui bisogna pagare il biglietto per Machu Picchu e attenzione, non è facile trovarlo. Fa solo 4.000 ingressi al giorno e i turisti sono molti di più. Arrivati, diciamo, ad Aguas Caliente, c'è il biglietto quindi per Machu Picchu e costa 70 dollari per lo straniero. Per il peruviano costa invece 12 dollari, così come il treno di cui vi ho parlato che costa 60 dollari, per il residente in Perù costa 15-20 soles, quindi veramente 10 euro, insomma, con confronto a 60. Una volta avuto il biglietto per Machu Picchu, bisogna salire e la salita costa per tutti quanti altri 15 dollari, mentre invece per il peruviano costa 8 dollari. Insomma, andare ad Aguas Caliente, se sei residente del Perù, ti costa 50 euro, se sei straniero 300 euro, 200 e qualcosa euro. Insomma, una differenza abissale. Per fortuna ho trovato con amici qui in Perù, ho trovato la strada più economica che adesso vi dirò. Allora, la prima cosa che si può fare è arrivati a Cusco vi consiglio di andare con l'aereo perché vi costa 50 euro, 50 euro e andate a Cusco. Mi raccomando, non cominciate subito il vostro tour il primo giorno perché purtroppo c'è l'altitudine, un po' vi colpirà l'altitudine, ovvero il Soroci. Io sono stato 2 giorni con mal di testa, il primo giorno con vomito, ho dovuto prendere mate di coca che mi hanno offerto, il mate di coca, che attenzione, a sentirlo, insomma, per noi europei chissà quale droga sembra che stiamo assumendo, mentre invece è una tisana, una semplice tisana. Ho mangiato caramelle alla coca, sono caramelle normali, e poi cos'altro? Diciamo che ho preso delle pastiglie per l'altura perché, ragazzi, è una cosa allucinante. Sforzi di vomito, mal di testa, ci si sveglia con cervicale, mal di testa. Veramente sembra di stare male tantissimo. Dopo il secondo, al terzo giorno si sta molto meglio perché ci si abitua all'altitudine. A questo punto si può pensare di andare in giro. Machu Picchu però è un po' più bassa di Cusco, quindi se vi ambientate a Cusco, a Machu Picchu andate tranquillamente. Allora, come andare? Come andare? Si prende un autobus, apro e chiudo parentesi, ci sono agenzie di viaggio locali che propongono cose locali in sol, non in dollari, e convengono tantissimo perché vi fanno pacchetti dove all'interno vi inseriscono anche la guida, all'interno vi inseriscono anche dormire fuori. Per esempio, io ho fatto così. Allora, esiste il bus che vi porta da Cusco a Idroelettrica. Ad Idroelettrica ci si ferma
e bisogna fare a piedi una camminata fino ad Aguascaliente. Per evitare il treno di $60 si fanno 13 km a piedi ed è una passeggiata bellissima, la fanno tantissimi stranieri. Una volta, diciamo, intrapreso il cammino incontrerete tanti stranieri, incontrerete tanti viaggiatori lungo il cammino dove c'è appunto il treno che passa ogni tanto. Fate attenzione perché il treno realmente passa, però diciamo che si fa sentire, cammina piano. Una volta che arriva il treno vi busserà e si farà sentire. Quindi, giunti in questo percorso, bisognerà camminare per 13 chilometri. È un cammino veramente bello, dove siamo a contatto con la foresta, dove si vede tranquillità, fiume, si vedono animali, uccelli, è davvero stupendo. Dopo questi 13 km di passeggiata pianeggiante, ecco che tra le montagne intravediamo Aguascaliente e il pueblo di Machu Picchu. Siamo nel paese. A questo punto troveremo di tutto, movida, troveremo tra le montagne ristoranti, alberghi. Insomma, ma la cosa più importante da fare è mettersi in fila per prendere il biglietto per l'antica fortezza Inca. Trovato il biglietto, ok, avremo l'orario per il giorno seguente, quindi bisognerà pernottare. Una volta pernottato, al mattino si va a Machu Picchu. Io mi sono affidato ad una agenzia turistica locale che mi ha fatto un pacchetto, ovvero con 70-80 euro avevo tutto compreso, quindi l'autobus da Cusco a idroelettrica, sono ben 6 ore di viaggio, quindi sono tanti chilometri. E attenzione, le ultime curve sulle Ande, su queste strade senza guardrail, sono veramente veramente paurose, emozionanti, però è un'esperienza anche questa da fare. Arrivato, diciamo, ad idroelettrica, nei 70-80 euro quanti erano, avevo anche il pranzo, quindi mi hanno portato con l'autobus fino a idroelettrica, ho pranzato, dopodiché mi sono messo in cammino per 13 km. Arrivati, diciamo, ad Aguascaliente, in questi 70-80 euro c'era il mio biglietto. Sì, vediamo un poco. Sì, 80-90 euro, c'era il mio biglietto del Machu Picchu e c'era anche la cena alla sera. Ma non solo, c'era anche l'albergo in cui dormire. Io quindi ho dormito, ho mangiato di nuovo a cena, al mattino sono andato a Machu Picchu, ma o me la facevo a piedi per 2 ore o prendevo l'autobus di $14-15, ho preso l'autobus e mi sono trovato a Machu Picchu. Lì c'era una guida che mi aspettava, quindi compreso nel prezzo di questo pacchetto sono andato anche con la guida che mi ha spiegato insieme a tutto il gruppo, logicamente in lingua spagnola, la storia di Machu Picchu e i vari posti che ci sono, santuari, templi, case. Insomma, è una città sulla montagna. Poi insomma, ci saranno tante cose che potete leggere online. Era una fortezza dove abitavano le persone importanti come il sacerdote, c'erano conserve alimentari, c'erano case. Insomma, era davvero un posto non per tutti, in alto, che suscita l'emozione, addirittura è considerata una delle 7 meraviglie del mondo per quanto è bella. In effetti l'atmosfera che si respira è un'atmosfera davvero strepitosa. Arrivati qui, quindi, visto Machu Picchu, terminata la guida, si può scendere a piedi, si va di nuovo ad Aguascaliente. Io avevo il bus per ritornare, di nuovo la camminata da Aguascaliente ad idroelettrica. Lì c'era il bus che mi aspettava, che mi riportava a Cusco. Tutti i servizi che ho avuto erano compresi nel prezzo, quindi la cosa che posso consigliare ad una persona che viene in Perù, soprattutto ad un europeo che viene in Perù, è alcune volte di affidarsi ad agenzie locali, dove c'è il peruviano che vi propone il pacchetto, magari vi fa anche lo sconto. E attenzione, in questo pacchetto in questo caso è quello più costoso, è Machu Picchu, ma io ho avuto pacchetti, e vi racconterò anche Titicaca, altre località, di €70, dove avevo la guida, il bus, la barca, mangiavo, avevo il ritorno, tutto pagato $70, no, €70, quindi parliamo di 12, 13, 15 euro, con 15 euro tutta una serie di servizi che ci permettono di vivere un'esperienza al meglio con la guida e con tutto quello che ci serve per guardare un posto. È vero che tante volte le agenzie da qui creano troppo ricarico di denaro, ma arrivati sul posto, vi assicuro che arrivati in Perù ci sarà sempre una guida in strada o qualcuno che lavora di turismo che vi proporrà dei pacchetti. E se vi fate due calcoli, i pacchetti convengono perché contengono già dei servizi che esternamente andrete a pagare di più.
Bene, spero che questo video su Machu Picchu sia stato utile, spero che qualcuno di voi abbia trovato informazioni utili per poter andare a Machu Picchu. Se avete domande, fatemi, scrivetemi. Se ci siete stati e volete dire la vostra, scrivetemi. E che dire, per altri video seguitemi sul canale.